Ben trovati su Canti News, saluto da Stefano Franceschi, siamo qui per raccontarci quelle cose meravigliosamente imperdibili che abbiamo letto sulla stampa e sul web in quel periodo di tempo che è trascorso fra il 24 di settembre e il 6 di ottobre di questo 2021. 24 settembre, il Gazzettino, cronaca di Treviso, la firma prestigiosa è quella di Ennio Grosso. Titolo: Leoni in campo col nuovo inno, oggi il lancio del brano realizzato dal gruppo dei Rumatera che rinnova quello del 2008 di Red Canzian e Stefano Dorazio. Inizio dell'articolo racconta una bella novità alla vigilia del debutto di United Rugby Championship dopo il trevigiano Canzian, i veneziani Rumatera. Oggi su Radio Peter Pan sarà presentato un nuovo inno del Benetton Rugby interpretato appunto dai Rumatera, gruppo musicale punk rock originario della provincia di Venezia. Dopo Anima Biancoverde, l'inno composto dai due componenti dei Pooh, Red Canzian e Stefano Dorazio nel 2008. Ora, perché questa dovrebbe essere una notizia importante? Per il testo della canzone dei Rumatera, che svelano definitivamente la vocazione esclusivamente trevigiana di quelli che viene chiamata la franchigia veneta. L'inno infatti racconta che c'è la grinta giusta e la marca esulta, e si riferisce alla sola marca, ovvero la provincia di Treviso. Oppure dice più avanti: noi sempre con voi, tutta Treviso con i nostri fioi, e si riferisce appunto a solo a Treviso come rappresentante di questa squadra, la Benetton Rugby. Ora, alla prima partita di Lega Celtic 10 anni fa, Vittorio Munari, allora direttore generale della Benetton Rugby, corse per il campo con il bandierone del Leone Alato di Venezia. A rappresentare questa società era la franchigia delle Tre Venezie. Sappiamo bene che questo ruolo non c'è praticamente mai stato, è durato lo spazio di un mattino, come si direbbe. La Benetton Treviso è la Benetton Treviso, rappresenta la città di Treviso e i suoi colori sono quelli della città di Treviso, e questo inno è solo l'ultimo spazio nazionale popolare, è stato sostituito, e l'inno precedente, che invece non faceva assolutamente questo riferimento ma parlava generalmente di anima biancoverde. Quindi la Benetton Treviso, una delle due grandi squadre professionistiche italiane, fa un passo indietro da franchigia territoriale a squadra locale, aggiungendo alla sua specificità professionale anche un altro elemento nuovo: il professionismo del campanilismo. 25 settembre, l'Arena di Verona, firma Francesca Castagna, titolo: il Verona e dei millennia scoprono la metà della rosa. Leggiamo: scorrendo la lista della rosa ufficiale 2021-2022 del Verona Rugby, saltano all'occhio le date di nascita. Tanti, tantissimi giocatori con il numero 2 davanti all'anno di nascita. Un autentico esercito di talenti da scoprire. Su 36 giocatori totali, 18 sono nati nel nuovo millennio e tanti altri li precedono giusto di un anno o due. Molti sono project players inseriti nel First 15 dopo un percorso nella Verona Rugby Academy, che ora avranno la chance di guadagnarsi un posto in Serie A. Ben 15 a dimostrare che il lavoro pluriennale dell'Accademia sta cominciando a proporre i suoi primi prodotti. Questo articolo celebra due fattori importanti. Il primo, una delle tante società che stanno inserendo giovanissime nella loro rosa, pur giocando a livelli molto alti, come Verona, che gioca in Serie A e ha anche aspirazioni molto importanti. Ma la seconda cosa è l'accademia privata, il Verona Academy, che il Verona sta finanziando e con la quale sta gestendo il suo vivaio per crescere nuovi talenti. Un esempio da guardare con grande attenzione. Un esempio che fa di Verona una delle piazze più interessanti del rugby. Un articolo interessante per i risvolti meno piacevoli che ha effettivamente è uscito il 25 settembre su Il Giornale a firma Elia Pagnoni. L'articolo è la conseguenza della presentazione del top 10 da parte della FIR. Titolo: è ovale la faccia triste del nostro sport. Leggiamone degli stralci. L'Italia, che è costretta a stare sempre a guardare, magari a sognare quello che altri stanno vivendo. Dagli europei di calcio ai mondiali di ciclismo, passando per i trionfi olimpici e paralimpici e gli europei del volley, l'Italia, che ha dominato l'estate, adesso può lanciare la volata a chi invece è sempre costretto a soffrire nelle retrovie.
C'è una disciplina che da anni sta agli antipodi dell'Italia pigliatutto di questi mesi. È il povero rugby azzurro, che comincia il campionato nazionale chiamato in modo altisonante top 10, ma purtroppo da anni impoverito e ridotto all'anonimato. Questo almeno nei confronti dell'altro rugby, quello della nazionale, che riesce sempre a portare fiumi di gente all'Olimpico per i Sei Nazioni, senza però riuscire a vincere una partita dal 2015. Poi l'articolo continua con le dichiarazioni di Mazzi Innocenti e il finale. Certo è da difficile immaginare un'Italia sul tetto di questo sport, in cui le superpotenze sono lontane anni luce, ma ci basterebbe almeno interrompere il lungo e incredibile digiuno nel Sei Nazioni. Questo articolo ve lo propongo perché dà la dimensione della sfida che ha davanti il rugby italiano. Dimensione che siamo propensi a volte a dimenticare, ci piace crogiolarci sulle nostre piccole vittorie, magari della giovanile, ma che in realtà è molto distante da poter risolvere i suoi grandi problemi tecnici e sportivi, anche in raffronto alle altre discipline del nostro stivale. E invece è l'occasione per celebrare finalmente una vittoria. Italdonne di Giandomenico, bene le nuove leve, da Rugby Meet sul web del 27 settembre, a firma Daniele Goegan, il portale del rugby, dà spazio alle dichiarazioni di Andrea di Giandomenico relativamente alla nostra nazionale femminile che si è qualificata per i mondiali di Nuova Zelanda. Ci piace leggere un pezzo della dichiarazione di Andrea di Giandomenico. Eccola. Si è trattato di un torneo in salita, ma la capacità da parte delle ragazze di mantenere la lucidità ha aiutato a superare le fasi più complesse. Bisogna dare merito alle nuove leve, grazie al loro entusiasmo hanno dato una marcia in più alla squadra e anche alle atlete più esperte, che hanno garantito il loro inserimento nel migliore dei modi. Va infatti ricordato che la nazionale femminile di rugby è riuscita a passare questo esame importantissimo anche grazie a un gruppo di nuove atlete, un altro ciclo di ragazze che ha raggiunto insieme ad altre più esperte il traguardo. Due cose: uno, si conferma la formidabile scuola del rugby femminile italiano nel mondo; due, i cicli delle nuove ragazze che entrano in nazionale sono sempre più vicini, simbolo di un movimento che si sta espandendo. Evviva, forza ragazze, vi seguiremo ai prossimi mondiali. Sempre il 27 settembre, il Gazzettino, firma autorevolissima Antonio Liviero, giù il cappello. Anche il titolo è degno di cotanto nome, perché quel salto quantico fatto dal Benetton che porta a sperare. Il pezzo è scritto dopo la bellissima vittoria della Benetton Treviso contro gli Stormers. Vi voglio leggere però un passaggio che ci racconta Antonio Liviero, che è molto importante rispetto alle economie tipiche delle partite delle nostre squadre professionistiche. Dice Liviero: però a Monigo, nonostante tutto ciò, è accaduto qualcosa di stupefacente. Una sorta di misterioso salto quantico ha fatto sì che nell'ultimo quarto di gara, anziché calare fisicamente, il Benetton abbia preso in mano con autorità la partita e l'abbia piegata a proprio vantaggio. I vari Ruzza, Cannone, Favretto, Zani, Nicotera, Lamoro, Menoncello, tutti i ragazzi di formazione italiana che erano in quel momento in campo, hanno cambiato dimensione di colpo, spostando dalla propria parte l'energia del match. E finisce poi Antonio Liviero: hanno cominciato ad arrivare prima nei punti d'incontro, a dominare le collisioni, ad avanzare, ad essere più disciplinati, hanno messo il vento nelle vele, e se sapranno fare gli esercizi di consapevolezza su come questa alchimia e questa evoluzione interiore si siano prodotte, il rugby italiano ne potrà trarre un significativo giovamento. Liviero ancora una volta ha colto nel segno, è proprio questo che è accaduto e questa è la cosa importante non solo per l'economia della Benetton, ma anche per l'economia generale di tutto il nostro rugby professionistico italiano. Forza ragazzi! 2 ottobre, Gazzetta di Mantova, titolo: il Petrarca è una grande squadra ma servono arbitri all'altezza. Il presidente del Viadana, deluso da alcune decisioni, necessari direttori di gara, professionisti, va rispettato l'importante lavoro quotidiano dei ragazzi. Il Viadana non ci sta alla sconfitta con il Petrarca in casa e in diretta TV, e dice il presidente Giulio Arletti:
Il Padova è molto forte, vero, una corazzata, ma se poi anche l'arbitro ci si mette a dar loro una mano, eccetera, eccetera. La partita l'abbiamo vista un po' tutti. Sulla questione degli arbitri il presidente Viadana ha generalmente ragione, ma se i presidenti servono per dire alla stampa quello che non possono dire gli allenatori, allora hanno sbagliato pallone. 2 ottobre, Quotidiano del Sud, cronaca di Bari, bando per la concessione spazio anche al football americano, lo stadio della Vittoria apre al rugby. Leggiamo, lo storico stadio della Vittoria sarà aperto al rugby e al football americano. È stato pubblicato infatti sul sito del Comune di Bari l'avviso di manifestazione di interesse per la concessione in uso temporaneo per un anno del campo da gioco dell'Arena. Ci fermiamo qui, abbiamo letto abbastanza, per un anno. Un anno! No, dico, forse la FIR è il caso che mandi una circolare alle pubbliche amministrazioni interessate per insegnarle come si fa a scrivere i bandi di gara sportivi, perché per un anno ci possiamo, sì, mandare a giocare i ragazzini, però sinceramente un progetto non ce lo faremo mai. Grazie comunque, si può dare di più. È semplicemente appassionante l'articolo scritto da Michele Ceparano su Gazzetta di Parma a celebrare il Noceto Rugby. Titolo: mezzo secolo dopo continua l'avventura del Don Quixote. Leggiamo: mezzo secolo di vita per una società sportiva rappresenta un grande traguardo, ma Noceto è già da tempo un simbolo del rugby. La filosofia pelle rossa, come si definiscono gloriosamente i nocetani, coincide infatti con quella più genuina e primigenia della palla ovale, che ha visto nascere e crescere realtà che, dalla provincia, hanno scritto belle pagine di storia del rugby. L'articolo poi finisce: Noceto è infatti una fortezza, un baluardo ovale dove si custodisce la tradizione per costruire le mete presenti e future. 50 anni dopo, la grande avventura del Don Quixote continua. Con questo articolo vogliamo celebrare tutte le piccole piazze tradizionali importantissime che dal nord al sud della nostra penisola vivono da moltissimi anni la nostra realtà ovale, e congratulazioni a Noceto per i suoi 50. 6 ottobre, The Daily Telegraph, Shame on Welsh for All Blacks Date, articolo di James Corrigan. Insomma, un disastro, una cosa incredibile, il Galles sepolto nella vergogna. Arrivano il 30 ottobre a Cardiff gli All Blacks per il test match autunnale, e questa partita ad alcuni dei tifosi, 74.000 tifosi che sono già in sold out, costa anche 95 sterline, lo dice l'articolo, lo dice, e dice anche ha organizzato, riferendosi alla federazione gallese, il più stupido appuntamento di sempre. Giocare con la migliore squadra del mondo, pur sapendo che il capo allenatore Wayne Pivac sarebbe senza alcuni dei suoi giocatori più importanti. Dan Biggar sarà con Northampton, Zammit con Gloucester, Faletau con Bath. Il Galles sarà sottodimensionato e gli unici che saranno completamente carichi saranno i 74.000. Ma perché questo scandalo? Perché appunto il Galles va a giocare una partita importante sapendo che quel giorno non avrà dei giocatori, ma, dice Corrigan, la federazione ha pensato importante è fare cassa. Perché la motivazione della federazione gallese pare veramente essere solamente quella della raccolta fondi. E insomma, uno schianto per il Galles e per il suo rugby. Giocare una partita senza una motivazione così alta come riuscire a vincerla è praticamente per loro impossibile. Se vogliono lezioni su questo argomento i gallesi, noi siamo qui a loro completa disposizione. Si chiude qui County News numero 3. A tutti un grande saluto da Stefano Franceschi. Ciao!